e patatini, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi si parlerà di septum. Negli ultimi video mi avete fatto un sacco di richieste a proposito di questo nuovo amico, di farvi vedere come è stato fatto, come lo curo e il dolore, eccetera, eccetera. Quindi mettetevi comodi perché oggi si parlerà solo di questo septum. Se siete sensibili a questo tipo di immagini, quindi a come è stato creato il piercing, vi conviene skippare il video direttamente a quando inizio a parlare, quindi quando vedrete di nuovo questa schermata, perché quanto seguirà sarà proprio la fase in cui buca il naso e magari non so, può dar fastidio a qualcuno. Il luogo dove è stato fatto il piercing è Liberarte, che si trova a Milano in via Illirico 11, che sarebbe un negozio di tattoo, piercing and supply. Il negozio dove lavora Lula Pupé, la mia amica Lu, e sicuramente vi ricordate di lei per gli ultimi video che abbiamo fatto insieme. Mi sento molto Simpson. Troy McClure, sicuramente mi avrete già visto sia nei weekly sia nei video assaggi che abbiamo fatto insieme. Ah, se non lo sapete, vi ricordo che c'è un nuovo canale dei weekly già da un po', si chiama Fairland. Vi lascio qua sopra il nome del canale e sotto il link, perché molti non sanno tuttora che io ho un nuovo canale dei weekly vlog. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per essere sempre aggiornati. Proprio in uno di quei weekly vi ho fatto vedere che ero andata a fare un incontro presso Liberarte. Quel giorno si è sviluppato con la creazione di un tatuaggio. Praticamente la Lu cosa ha fatto? Mi ha sistemato il tatuaggio che avevo già e poi ho fatto il piercing, appunto il septum. L'ho fatto perché erano già un po' di anni che volevo fare questo piercing. Ne parlavo da un sacco, anche ogni incontro dove vedevo alcune ragazze che avevano il septum dicevo: oh, caspita, che bello, lo vorrei fare anch'io, ma mi frena il dolore, mi frena il momento in cui magari mi devo soffiare il naso. Insomma, una persona che si soffia spesso il naso e questa cosa mi spaventava, però alla fine poi ho preso coraggio e l'ho fatto. Magari quando ti guardi allo specchio e sei abituato a vedere il tuo viso pulito così com'è, dici: ok, ho un nuovo piercing, sicuramente mi darà fastidio perché l'occhio andrà sempre là. E invece no, mi sono dovuta ricredere perché, nonostante sia una persona che si fissa molto sulle cose, questa volta sui piercing non sono mai stata così, nel senso che diventano come i tatuaggi parte di me, quindi non ci faccio neanche tanto caso e a volte me li dimentico pure. Iniziamo subito col farvi vedere come è stato fatto il piercing e poi continuiamo a chiacchierare su questo argomento. Respiro, fermo immobile, bravissimo. Oh mio Dio, non è niente. Te l'ho detto. Oh mio Dio. Com'è stato? Top. Niente di tragico. A volte dà più fastidio questo, esatto, che l'ago in sé. Wow. Perfetto, sdraiati pure. Girati. Non c'è la peggiore, wow. Te l'ho detto che la lacrimina scendeva, però è normale. No. Hai gli occhi lucidi. Sì, solo quando ha girato il piercing, cioè quando ha infilato. Complimenti. Sei molto delicato. Cioè deciso ma delicato. Sei tipo l'olio. Prima di iniziare il vero e proprio piercing ho firmato un consenso informato, si chiama, proprio un foglio dove c'è scritto, dove c'è descritta tutta la procedura del piercing e la cura. Dopodiché il piercer mi ha informato proprio di tutta la procedura a voce. Viene bucata la pelle, quindi è importante che il piercer dia fiducia al cliente. Mi ha fatto vedere tutti gli strumenti sterilizzati, chiusi, mi ha spiegato tutte le varie fasi anche a voce, oltre appunto quelle che avevo già letto nel foglio. E poi mi ha detto nel momento preciso in cui avrebbe bucato, avrebbe poi cambiato il piercing. Mi ha spiegato insomma tutto in modo dettagliato. Infatti questa cosa mi ha rincuorato perché ci sono persone appunto che sono molto ansiose, che vogliono sapere step by step che cosa succederà. Ho notato anche che a ogni momento in cui mi toccava il naso cambiava spesso i guanti per poi toccare gli strumenti, quindi aprire le cose sterilizzate. Questa cosa è molto figa perché almeno vedi la professionalità del piercer, ecco, e l'igiene. Il buco infatti mi è stato fatto con un ago monouso sterile e poi è stato messo il piercing che ho su tuttora, che sarebbe un piercing in titanio. Questo piercing che ho io, che è normalmente quello che mettono, insomma, che lasciano su per la guarigione, è apposito proprio per la guarigione perché essendo liscio e senza intoppi riuscite a girare il piercing mentre guarisce, mentre lo andate a pulire. Pensavo mi desse fastidio alla vista, invece è molto carino. La cosa bella è che potete anche girarlo all'interno se volete nasconderlo. Io non lo faccio perché ho paura che si cicatrizzi poi all'indietro e quindi lo tengo sempre fuori, in modo che quando poi andrò a cambiare i piercing il buco sarà comunque perfetto, non sarà
questa è una cosa soggettiva ovviamente che penso io. Il costo si aggira sui 50 euro circa e diciamo che tutta la fase dura dai 20 minuti, ecco, perché c'è la fase in cui firmate, in cui vi parla, la fase proprio in cui vi buca dura 3 minuti neanche, più la fase di preparazione che il resto, ecco. Come vi dicevo, dopo un mese potete cambiare il gioiello e in quel mese dovete pulire, tenere pulito il vostro piercing. Come? Vi è stato consigliato di pulirlo con acqua e sapone 2 volte al giorno. Il sapone in questione è quello neutro, pH 5.5. io ho acquistato appunto questo qua consigliatomi dall'Esselunga con all'interno un antibatterico. Semplicemente con mani pulite me le inumidisco un attimo, con un po' di sapone vado a sfregare tra le mani il sapone per fare un po' di schiuma e poi vado a pulire il piercing inserendo le dita all'interno del naso e proprio andando avanti e indietro col piercing vado a pulirlo anche nel buco stesso, ecco. Igienizzate completamente il vostro naso e inumidite ovviamente la parte in cui il buco si è seccato e si è cicatrizzato. Per 2 volte al giorno io lo faccio mattina e sera. Mi si cicatrizzano abbastanza in fretta le ferite, infatti questo piercing mi è guarito quasi tutto, diciamo, già dopo una settimana. Questa è la seconda settimana e mezza e già non si secca più. Cosa succede? Nella prima settimana voi avete il vostro naso completamente intorpidito. Perché? Perché ovviamente avete una ferita in un punto in cui è molto facile prendere dentro, ecco, la punta è quella più esterna e quindi ovviamente ogni cosa vi dà fastidio, anche quando magari parlate o muovete il naso tipo per fare delle magie alla modalità Samantha. Nel senso, se non ve lo toccate non fa male. Nel momento in cui andate a spostare il piercing, quindi la cicatrice si va un attimo a muovere, sentite un leggero pizzichio e un po' bruciacchiare. Questo ovviamente però è sempre soggettivo. La fase di guarigione è un pelino più delicata. Perché? Perché il buco è fatto e quindi la pelle sta cercando di cicatrizzare un buco, un corpo estraneo, però per il resto è tutto sopportabile. Poi la seconda settimana inizia a cicatrizzarsi bene il buco esterno e rimane il buco interno un attimo un po' più delicato. Infatti quando si sposta il piercing al momento del lavaggio sarà tutto molto più semplice rispetto alla prima settimana. Dovete aspettare un mese perché è l'intera guarigione. Una domanda che mi facevo spesso era: oddio, mi cola il naso, come faccio a pulirmelo? Bene, essendo in questa zona qua e non qua, voi potete tranquillamente pulirvi il naso, nel senso che soffiate il vostro naso e poi, stando attenti ovviamente a non uccidervi e a non perforarvi il cervello, riuscite tranquillamente a pulirvi il vostro naso. Devo dire che è stato molto comodo fare i conini con la carta, perché mi hanno aiutato molto a non spostare troppo il piercing e non sentire troppo dolore. Non è per niente doloroso come ci si aspetta, ecco. Una cosa però che mi viene da consigliarvi è: non fate il piercing se siete raffreddati, ovviamente, perché altrimenti siete ogni 3x2 lì a toccarvi il naso e non va bene. Non toccatevi il naso con le mani sporche, assolutamente. Non andate lì a toccacciarvi il piercing. Se ve lo dovete pulire, se ve lo dovete sistemare, sempre mani pulite. Evitate di toccare questa zona. Infatti io ho evitato appunto per 2 settimane di non truccarmi questa zona. Sto iniziando solo da 3-4 giorni a portare il fondotinta anche in questo punto, ma fondotinta tipo scaricato, ecco. Forse quello che più la gente si chiede è: mi starebbe bene? Bene, provate a farvi una foto e a mettervi 2 palline di fianco. Questo è quello che facevo io quando volevo farmelo. Guardando delle foto di quando utilizzavo i piercing finti, non hanno niente a che vedere con questo qua vero, perché quelli finti sono più grossi e cadono, tendono a cadere verso il basso, e quindi avete tipo un naso gigante con questa cosa ad anello di toro. Quindi no, non c'entra proprio niente. Sta bene a qualsiasi naso, ovviamente sta a voi decidere se farlo o meno. Credo di avervi detto tutto. Se avete altre domande scrivete pure tra i commenti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!